La settimana in commissione. Finanziaria e bilancio regionale. Comitato Emergenza Cultura. 7 giorni in consiglio. In settimana le commissioni hanno iniziato l'esame dei disegni di legge su finanziaria e bilancio. La prima commissione si è occupata del piano per nuovi cimiteri e crematori, mentre l'urbanistica di autorecupero immobiliare. Consultazione sull'uso terapeutico della cannabis e il futuro dell'ospedale Gradenigo di Torino in sanità. Audizioni congiunte in terza e sesta sulla Fondazione Centro del Cavallo di Venaria e consultazioni in quinta sulla manutenzione del territorio. In primo piano. Il vicepresidente della Giunta regionale ha illustrato in prima commissione i disegni di legge su finanziaria e bilancio regionale. In settimana è iniziato l'esame dei provvedimenti nelle commissioni di merito e entro il 27 marzo si concluderanno le consultazioni online. Tra le priorità, il pagamento di tutti i debiti, soprattutto di quelli riferiti al periodo 2011-2013. I presidenti del Consiglio regionale e della Commissione Cultura hanno ricevuto a Palazzo Lascaris i rappresentanti del Comitato Emergenza Cultura. Nell'incontro sono stati rappresentati i rischi in termini di occupazione di ulteriori riduzioni al comparto. I vertici del Consiglio si sono impegnati a trasmettere le richieste alla Conferenza dei Capigruppo per calendarizzare un eventuale Consiglio regionale aperto sul tema. In breve. Il Consiglio regionale ha ricevuto in dono il quadro, acrilico su carta intelata, Il sonno della ragione, dall'artista Luisa Sartoris. A ricevere l'opera i componenti dell'ufficio di presidenza, con il presidente Mauro Laus. Il dipinto era stato esposto nella mostra collettiva Alle radici della democrazia, testimonianze d'arte 2, promossa dal Comitato Resistente Costituzione nel 2010. 15 opere del maestro Ettore Fico sono esposte fino al 6 aprile all'ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino. Si tratta di acqueforti e incisioni su carta che rispecchiano le tematiche predilette dall'artista per i disegni e la pittura. La mostra è curata da Andrea Busto, direttore del Museo Fico di Torino, tra gli ultimi spazi artistici nati in città.